Salve a tutti! Dopo il video dedicato a Carta You, questa volta diamo uno sguardo alla carta di credito gratuita di American Express. Sto parlando della carta associata al programma Payback, che non prevede alcun costo mensile. Come funziona? È diversa dalla carta distribuita da Advanzia Bank? Conviene richiederla? Prima di procedere al confronto, vi racconto un po' di cose. Quindi mettetevi comodi, che vi spiego tutto. American Express è stata fondata nel 1850 come impresa di spedizione merci. Nel corso degli anni ha ampliato la propria attività, includendo servizi di viaggio e finanziari. Nel 1958 ha lanciato la sua prima carta di credito, che richiedeva ai clienti di pagare l'intera cifra spesa alla fine di ogni mese. Oggi questo tipo di carta viene chiamata carta a saldo. Banca Americard, poi diventata Visa nel 1976, fu invece la prima carta ad offrire, sempre nel 1958, un certo plafond disponibile ed era possibile restituire la somma spesa in un'unica soluzione o a rate. È da qui che si sviluppa poi il moderno concetto di carta di credito. Negli anni successivi anche American Express adotta la soluzione con il limite di spesa e la possibilità di restituzione a rate e introduce il concetto di carte premium che offrivano benefici esclusivi ai titolari. American Express, infatti, porta con sé quest'aura di carta esclusiva proprio grazie alla sua lunga storia di servizi dedicati agli uomini d'affari. Quello che più distingue American Express, abbreviata anche in Amex, è il suo circuito di pagamento. Quando richiedete una carta di credito al vostro istituto bancario, la banca si appoggia ad un circuito esterno per la transazione dei pagamenti. I circuiti sono Visa e Mastercard. American Express invece è sia un issuer, cioè emette le carte, ma è anche la proprietaria del circuito su cui avvengono le transazioni. Questo le permette di gestire tutto senza intermediari, offrire diversi servizi e risolvere in maniera celere eventuali problemi con i pagamenti, come specificato sulla pagina dedicata alla carta Payback. Ma adesso mettiamo a confronto la Amex Payback e Carta You. In cosa differiscono? Quali sono i costi? Ho preparato questo schema riassuntivo che andrò a commentare per sottolineare tutti i pregi e i difetti delle carte scelte. La Amex Payback, così come Carta You, non prevede un costo mensile e fin qui siamo tutti contenti. Carta You prevede un plafond iniziale di 300 o 500 euro, anche se qualcuno è riuscito ad ottenere una cifra più alta. La Amex Payback fa lo stesso, ma vi concede un plafond iniziale più alto, che nel tempo, così come per Carta You, può aumentare in maniera dinamica, se dimostrate di essere buoni pagatori. Con Carta You non pagate il bollo di 2 euro, se effettuate mensilmente delle spese superiori a 77,47 euro. Con la Payback invece lo pagate. Carta You offre gratuitamente l'assicurazione di viaggio se acquistate biglietti aerei o soggiorni in alberghi. La stessa protezione è prevista per la Amex Payback. Carta You non prevede costi per i pagamenti in valuta estera. Amex invece applica una commissione del 2,5% sull'importo. Per i prelievi, caldamente sconsigliati su entrambe le carte perché sono previsti degli interessi sulle somme richieste, Carta You non applica alcun costo sulle somme prelevate. Amex applica il 3,9% con un minimo di 1,25€. Ripeto che il prelievo di contante dalle carte di credito è una pratica che sconsiglio, andreste a pagare degli interessi fino a quando non restituirete per intero la somma. Fino a qui direi che Carta You vince sul lato dei costi. Per i circuiti di pagamento, Carta You si affida a Mastercard, Amex ha il suo circuito proprietario. Mastercard, così come Visa, viene accettata davvero ovunque, quindi sicuramente un punto a favore. Purtroppo in Italia non tutti gli store fisici accettano American Express. Se non trovate il logo esposto in cassa o all'esterno dell'esercizio commerciale, allora non potete usarla. Le grandi catene alberghiere, supermercati, altri grandi store, sia online che fisici, non dovreste avere particolari problemi. Questa cosa non saprei se metterla tra i punti deboli di Amex. Direi che la lascerei sul neutrale, perché dipende dalle vostre abitudini di spesa. Per quanto riguarda i tassi di interesse sulle somme rateizzate e sui benefici come punti, sconti, bonus benvenuto, come siamo messi? E devo dire che da questo punto di vista Amex ha qualcosa da dire. Amex Payback offre sempre un bonus di benvenuto disponibile nella pagina di richiesta della carta o se utilizzate un link amico. Vi lascio il mio in descrizione.
Per quanto riguarda gli interessi medi, su Cartayou si attestano sul 21%. La payback siamo sul 12%, più l'imposta di bollo fissa di 24 euro, salendo quindi ad un tasso del 13,5% annuo. Facendo un esempio su una somma di 2.500 euro da restituire in un anno, con Amex, incluso il bollo di 24 euro, pagheremmo 186,50 euro di interessi. Con Cartayou, su 1.500 euro, pagheresti in un anno 179,88 euro, come specificato sul sito. Comparandolo con Amex, su una somma di 2.500 euro, gli interessi ammonterebbero a 299,80 euro, 113,30 euro in più rispetto ad American Express. Il calcolo potete effettuarlo su calculator.net, vi lascio il link in descrizione. Insomma, se avete intenzione di effettuare dei pagamenti a rate, nonostante il bollo annuale di 24 euro diviso in 2 euro al mese, con Amex è decisamente più conveniente, anche se ancora alto rispetto ad un finanziamento personale che al momento di pubblicazione di questo video si aggira in media sull'8% annuo. Altro punto a favore di Amex è la raccolta punti Payback. Infatti, per ottenere questa carta dovete essere prima iscritti al programma Payback e potete farlo gratuitamente. Una volta iscritti al programma, potete procedere alla richiesta dell'American Express. Il programma prevede una raccolta punti che possono poi essere trasformati in buoni sconto. Non aspettatevi dei ritorni esorbitanti, le percentuali sono bassine. Dovete essere bravi a trovare le promo nell'app Payback durante gli acquisti negli store affiliati al programma. Amex offre anche la sezione viaggi, dove è possibile trovare le offerte dedicate ai possessori delle carte, inclusa Payback. Ci sono anche altre Amex Offers disponibili nell'app American Express, dove è possibile gestire le vostre spese. Veniamo però alla procedura di richiesta. A differenza di Cartayou, dove potete effettuare la richiesta anche senza un reddito dimostrabile, per la Payback dovete avere un reddito annuo lordo minimo di 11.000 euro. Amex adotta dei parametri più stringenti rispetto a Cartayou, ed è per questo che non è semplice ottenere la prima richiesta. Se non vi viene accettata, dovete aspettare 6 mesi per procedere con una nuova proposta. Insomma, alla fine, quale scegliere? Provate prima con la mitica Cartayou, è tutta gratuita, non pagate nemmeno il bollo di 2 euro mensili se superate i 77,47 euro di spesa. Anche gli acquisti in valuta estera non hanno alcuna commissione, quindi davvero un ottimo prodotto. Ah sì, un plafond iniziale più basso, parliamo di 300 euro a salire, ma è più semplice ottenerla e vi darà grandi soddisfazioni. I tempi di addebito sono praticamente gli stessi su entrambe le carte, ma per la Amex può variare in base a quando l'avete richiesta. In questo caso, ad esempio, l'estratto conto si chiude il 25 maggio e l'addebito avviene dopo 13 giorni lavorativi, quindi, saltando sabato e domenica, avverrà a metà giugno. Con Cartayou è più semplice restituire anticipatamente le somme spese, con la Amex Payback invece, seppur in teoria possibile, è più macchinoso. Insomma, se voleste provare ad avere una seconda carta di credito nei portafogli, oltre alla U, per usufruire della raccolta punti Payback e degli sconti, allora procederei alla richiesta di una Amex che, nella versione Payback, non ha costi mensili, se non quelli del bollo di 2 euro, superata la cifra spesa di 77,47 euro mensili. Vi ricordo ancora una volta il link promo che trovate nella descrizione del video. Inoltre, se utilizzate la Cartayou con assiduità, costruite il vostro merito creditizio che vi aiuterà ad aumentare il plafond e richiedere carte di altri istituti con più facilità. Bene, spero che questo video vi abbia schiarito le idee. Come sempre, se avete dei dubbi, volete maggiori informazioni? Scrivetelo nei commenti. Se avete trovato utile questa guida, non dimenticate di mettere un like al video e di iscrivervi al canale. Un saluto e alla prossima!